Cari amici cittadini sportivi, se vedete il ghiaccio qua alle nostre spalle, non siamo finiti né in Lapponia né in Islanda, ma siamo al centro commerciale Montedoro Shopping d'Aquilinia, e questa che è la pista di pattinaggio su ghiaccio di cui parleremo diffusamente di questa puntata settimanale di City Sport Focus con tanti bellissimi ospiti, a partire da Silvia Stibili, perché qua per bellezza insomma lei è la prima della classe, campionessa naturalmente di pattinaggio solo dance. Ciao Silvia e grazie per essere intervenuta qui alla nostra trasmissione. E un altro bel personaggio, direi di sì, dai Giovanni, diciamolo, un bel personaggio, Giovanni D'Agostino, presidente della società pattinaggio artistico Trieste, di cui parleremo tanto anche di quello che state facendo, e immancabile il nostro Sergio Barbazzano, che ci ospita nuovamente molto ravvicinato, insomma, direttore del centro commerciale Montedoro Shopping, che giustamente ha detto abbiamo proprio più freddo all'interno del centro commerciale. Una ventata di freddo. Una ventata, no? Per spegnere il riscaldamento. Ottimale di freddo. Giovanni, iniziamo da te, parlando anche di quello che è soprattutto, innanzitutto, il discorso della pista di ghiaccio è un'opera tua, vostra, mettiamola così in termini generali, è un qualcosa che proponete già da tempo in diverse zone della città. Come mai il fatto di arrivare qui a Montedoro e mettere una pista di ghiaccio? Il fatto di arrivare qua al Monte d'Oro, della pista di ghiaccio, è stata proprio l'idea del direttore, dove che mi ha invitato, che aveva intenzione di fare la pista di ghiaccio, e come che siamo lì, basta che sia di ghiaccio e non di plastica. Lui ha detto sicuramente ghiaccio, allora questa è stata l'idea, è stata sua, io l'ho eseguito. Quindi un qualcosa. Infatti giustamente Giovanni parlavamo prima dicendo plastica, già mai. Ma che differenza c'è? Quanta differenza c'è? Completamente diverso. La pattinata, tutto il pattinaggio di grande è molto più scorrevole, la pattinata sul proprio si blocca, non ci siamo. Ecco. Non so neanche come descriverti, perché mentalmente non mi viene. È proprio una cosa che proprio ti dà quasi fastidio, il discorso. Naturalmente il discorso di Giovanni D'Agostino è legato alla storia del Patto Trieste, no? 1976 nasce, diciamo, questa bella realtà, con una storia che quasi ad incredibile, no? Per come si è evoluta nel tempo. Incredibile, nasce. In realtà io comincio già dalle suore via dell'Istria, 3 anni prima. Avendo dei ragazzi bravi, ho deciso di fare la scuola nuova, l'avevo fatta la scuola nuova. Con tanta peripezia di impianti, di allenamenti di qua, sono riuscito a fare un impianto mio, e con l'impianto nostro abbiamo potuto lavorare bene. E dopo che sono passati tanti bei campioni, senza nominarli tutti. Uno ce l'abbiamo qua. Uno ce l'abbiamo qua. Non facciamo nomi, ecco. Non facciamo nomi. Del mondo, almeno 4 più 1, come si dice, barra 1, perché c'è anche un titolo mondiale di Julio. E loro, poi abbiamo anche altre ragazze, abbiamo fatto titoli europei, secondo anche gli europei, primi italiani, ce ne sono diversi. Quest'anno abbiamo portato anche delle ragazze nuove ai mondiali, agli europei, Coppa di Germania. Diciamo che è stato un anno positivo nel pattinaggio del parco. Molto importante. Molto più. Senza. Non è questo magari il tuo ambiente, il ghiaccio, no? Però, ecco, proprio no, anche ti piace magari più il caldo, ecco, magari su questo. Sono due sport simili ma diversi, nel senso che l'organizzazione appunto della pista e il fatto appunto del caldo piuttosto che del freddo, la differenza del materiale con la quale uno pattina, perché sappiamo benissimo sul ghiaccio abbiamo la lama, quindi un pattino molto più scorrevole, molto più simile ai roller. E dall'altra parte io sono professionista sui pattini tradizionali, che sono i pattini con le 8 rotelle, quelli classici, che sono pesanti, si fa molta più fatica a pattinare, quindi a scorrere, ed è anche più difficile da imparare, quindi se uno veramente vuole imparare a pattinare per avere anche questa soddisfazione di saper andare sui pattini, consiglio, se uno è grande, di buttarsi sulla pista da ghiaccio e provare a vedere come va a finire, provare a vedere, sì. Come un po' stanno provando un sicuramente po' anche. È meglio provare sul ghiaccio che sulle rotelle quando si è grandi, perché a livello proprio di bilanciamento rischi di cadere molto più facilmente con il ghiaccio.
Come è nato il tuo amore per il pattinaggio? È nato 22 anni fa, tantissimi anni fa, e perché mio fratello è più grande di me, ha 9 anni in più, e lui già pattinava, sempre al pat, sono nata e cresciuta là, e a 2 anni e mezzo, testarda come sono, ho voluto provare a mettere i pattini, e mia mamma mi ha secondato, ho iniziato, ho fatto anche io la mia prima esibizione al ventennale, quindi ero proprio piccolissima, e poi basta, sempre andata avanti, prima per scherzo, per gioco, poi dopo sempre più seriamente, fino a quando sono arrivati le prime soddisfazioni, le prime convocazioni, quindi la cosa si incrementava e c'era sempre più voglia di arrivare al campionato del mondo, che è un po' il sogno nel cassetto di tutti i pattinatori. Con tanti titoli, con tante, diciamo, dimostrazioni, no, della tua forza. Il fatto, e se ne è parlato un po' in giro anche, no, di come il pattinaggio a tutto tondo sia un po' snobbato da un punto di vista sportivo, è qualcosa che ti dà fastidio? Beh, sicuramente è una cosa che non aiuta a crescere questo sport, che reputo uno sport molto completo. In varie interviste o comunque giornali viene descritto come il secondo sport più completo a livello proprio fisico, coreografico, di coordinazione, di tantissime cose, e il fatto di vederlo magari messo un po' da parte rispetto ad altri sport sicuramente fa male, ed è per questo che si cerca sempre di più con i social o comunque con le televisioni, con i giornali, di parlarne bene, di cercare di portare i bambini a provare questo sport. Qualcosa che tu naturalmente consigli. Assolutamente. Consigli, perché è qualcosa. E quindi si può, caro Sergio Barbazzano, venire a Montedoro non solo a prendere freddo, come dicevi tu, ma insomma a provare quella che è un qualcosa di nuovo, no? Che voi avete abbracciato a livello di centro commerciale. Sì. Come mai, al di là del fatto che l'amico Giovanni, insomma, un po' ha già detto un po' tutto, no? Relativamente al fatto che tu stesso hai voluto, insomma, portare questa pista qui, ma come mai proprio una pista di ghiaccio all'interno del centro commerciale? Bah, devo essere sincero, devo sfatare una cosa che era nata con il centro commerciale quando è stato aperto, che c'era una pista di plastica. Ecco, attenzione, perché qua già Giovanni pista di prende plastica male. Ho detto, naturalmente, come diciamo, dicono gli internauti, non abbiamo avuto un buon feedback, e quindi volevamo sfatare questo. Ho detto, prima o poi devo mettere una pista di ghiaccio. È stata una convinzione, magari testardo come la campionessa in questo settore, ho detto, facciamolo. Mi è venuta l'idea, ho sentito Giovanni, perché abbiamo una conoscenza in comune, e siamo riusciti a ottenerlo. Devo essere sincero, adesso siamo qua, è stata aperta il 23 novembre, da oggi ha avuto un discreto successo e comunque se ne parla. Oltretutto non ci si fermerà solamente a quelle che sono le festività natalizie, ma si andrà anche un pochino più in là. Diciamo, il primo termine ultimo, chiamiamolo così, è quello del 13 gennaio, no? Sì. Se non andiamo errati. Esatto. Però c'è anche la possibilità di, diciamo, un po'. Si valuterà tutto in corso d'opera, vediamo il feedback che darà quest'anno, questo fine anno e nuovo anno. E crediamo molto nell'iniziativa. Adesso il primi due weekend ha dato discreto successo, speriamo di continuare così. Sicuramente piacevole, perché una cosa che posso dire è al chiuso e al coperto, e quindi alla fine, in caso di intemperie, comunque si può fare sport tranquillamente, in serenità e piacevole. Divertendo, si dice giustamente. La campionessa, che è un qualcosa che innanzitutto ai ragazzini più piccoli, insomma, che qui già popolano, diciamo, durante, diciamo, questa trasmissione, è molto molto importante, ma il fatto anche che la pista di pattinaggio di per sé diventa una sorta di investimento per quello che state investendo a livello di centro commerciale. Beh, diciamo che la pista di pattinaggio è stata ultimata dall'apertura della nuova estetica e del punto vendita Timberland. Naturalmente abbiamo grosse novità per il 2019, tutto top secret, però abbiamo. L'idea è quella di concludere l'investimento e di riempirlo completamente, cosa che bene o male, vista come l'economia al giorno d'oggi, è un successo. È molto, molto molto importante. Esatto. Andiamo a dare un attimo quelli che sono, diciamo, i dettagli, no? Perché la gente dirà, ma dove veniamo? Allora,
E la pista di pattinaggio sul ghiaccio è al secondo livello, diciamo. Secondo livello del centro commerciale. Del centro commerciale, e una pista lunga 30 metri per 10, come ha detto giustamente Sergio Barbazzano, completamente al coperto, quindi insomma, no, se ci saranno bufere mai di neve a Trieste e dintorni, insomma, voi potete stare tranquilli, perché almeno un po' più di caldo, esatto, lo troverete qui. E l'apertura è dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20, e il sabato, la domenica e durante le festività natalizie dalle 10 alle 20. Prezzi orari comprensivi di noleggio dei pattini: 3 euro per i bambini sino a 10 anni, 6 euro per gli adulti. I prezzi si riducono rispettivamente a 2 e 4 euro per chi i pattini li ha già, quindi insomma anche questo è un po' agevola, no? Magari Silvia, chi è amante, diciamo, di questo sport e vuole in qualche modo, insomma, tirare fuori i pattini da ghiaccio in periodi di festa, che fa molto Natale, che è molto 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 importante. Io chiuderei il nostro focus sempre con Giovanni, però tenendo conto, insomma, abbiamo parlato delle attività, no, del PAT, di qualcosa che avete voluto, insomma, un po' nel corso degli anni covare con cura, insomma, cercando, insomma, di elevare questo sport che, come dicevamo con Silvia, non ha l'importanza che merita a livello, diciamo, mediatico, no? Il PAT come vuole svilupparsi da qui nel corso dei prossimi anni? E come che si sono sviluppate fino adesso, andare ancora più avanti di quello che avevo fatto, perché comunque io mi sono inventato di tutto per andare avanti, perché non dimenticare che è l'unica struttura privata a Trieste, dopo io non ricevo contributo, non ricevo niente. Mi sono inventato prima il noleggio partner per 15 anni, dopo ho fatto la copertura, e dopo tanti ragazzi che sono passati da noi. E oggi, dopo ci siamo inventati 20 anni fa la pista di ghiaccio, che noi abbiamo cominciato a Piazza Sant'Antonio, e dopo con il sito di Trieste abbiamo fatto altri 3 anni insieme, e dopo sono andato da solo sempre, fino a quest'anno, così che siamo qua. In bocca al lupo quindi alla vostra attività, Giovanni, ringrazio te, ringrazio Silvia Stibili, che adesso ha un paio di sue fan che li aspettano per gli autografi, che quindi comincia a prepararti, insomma. Non dimentichiamo che io sono la mente di tutto, però senza allenatori bravi, di quelli che c'era, non facciamo niente, perché prima gli allenatori sono importanti, perché funzionano, quelli che non funzionano non esistono. Che è il sottobosco, diciamo, no? di ogni attività, insomma. Perché senza un allenatore non faccio niente. È molto importante. Grazie per aver sottolineato questo. Grazie a Sergio Barbazzano e grazie nuovamente al Centro Commerciale Montedoro Shopping per l'ospitalità. Come sempre, appuntamento per la prossima settimana, e come sempre anche dal ghiaccio di Montedoro diffondete il verbo City Sport.